Maria Francesca Ventura, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Maria Francesca Ventura, autrice del romanzo Sperando che il mondo mi chiami. Maria Francesca Venturo è stata molte cose nel passato: attrice, studentessa di teatro, animatrice, barista, portinaia, commessa pasticcera. Ora lavora a scuola perché fa la maestra, dove spesso si macchia le dita con la penna perché scrive anche lì. Vive a Roma assieme al marito, la sua inseparabile cagnolina Babette. Ha scritto libri sul poeta Edoardo Sanguinetti, sulla sindrome dello shopping e sul metodo Montessori. Già da questo testo che ho letto nel risvolto di copertina di questo libro, ricordiamo, edito da Longanesi, ci sarebbe da fare una conversazione. Ma lei ha nostalgia di qualcosa che ha fatto in passato? Che ne so, attrice, studentessa, animatrice, che cosa rifarebbe? Ma diciamo che tutte le cose che mi sono capitate di fare nella vita per una serie di, anche di necessità, in tutte queste cose ho sempre incontrato una me stessa, che in qualche modo è rimasta un po' fedele a se stessa, in qualche modo anche grazie a questo è riuscita a cambiare. Quindi non è tanto quel che ho fatto nella vita, perché ho dovuto farlo, perché la vita mi ci ha portato, però tanto quanto tutte queste cose mi hanno è cambiata, trasformata, quindi diciamo più o meno io sono rimasta me, ma ho sempre cercato di migliorarmi, quindi nostalgia direi di no. E poi lei Sono ha molto curiosa di scritto, vedere cosa accadrà nel futuro, cosa certo, inventerò è ancora. certo. E lei ha scritto libri sul poeta Edoardo Sanguinetti. Edoardo Sanguinetti è stato un nostro compagno di strada e lo è tuttora, ma è stato compagno di strada con diverse conversazioni che ahi noi non possiamo più ritrovare. Ed è stato veramente un grande conversatore Sì, attorno e dentro la poesia. assolutamente. Che cosa ha scritto lei su Edoardo Sanguinetti? Su Edoardo Sanguinetti mi sono occupata soprattutto delle sue collaborazioni per il teatro, quindi le sue collaborazioni tra la musica e il teatro, le bellissime collaborazioni che ha avuto con Luciano Berio, con Libero Ovici, insomma con tutto ciò che ha riguardato il teatro, soprattutto quello che mi è rimasto di lui. Io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, farci una bella chiacchierata e la sua grande disponibilità non solamente come essere umano, perché un essere umano straordinario, disponibile a parlare soprattutto con i giovani, con i suoi studenti, ma la sua disponibilità anche nella sua sfera creativa, quindi lui si è sempre messo a disposizione di musicisti, di registi, di pittori. Non ha mai avuto problemi a vedere la sua opera in continua trasformazione, no? Grazie a queste collaborazioni. Ecco, mi sono occupata soprattutto un po' di questo aspetto. Maria Francesca Venturo, lei ce l'ha il libro a portata di mano? Sì. Bene, avendolo a portata di mano, ora lei ci farà ascoltare come comincia Sperando che il mondo mi chiami. Allora, adesso apriamo la pagina. Vi leggo il primo, vi leggo l'inizio, l'incipit. Certo. Eccomi qui, tempo di aprire. Eccomi qui. Allora, il mio tempo è fatto di ore, giorni, settimane che ricominciano sempre da capo in una danza di passi studiati e consumati dagli anni. La mia vita non prevede scadenze, non c'è posto per programmi, appuntamenti, rate, agende. È una commedia buffa dove tutto accade all'improvviso. Ogni giorno la porta di casa si apre, mi incammino incontro a una meta appena intuibile. Dal mio punto di avvistamento c'è solo un'idea, un autobus, una mappa, il telefono sempre acceso in attesa di una rotta, un segnale, un'indicazione. Questo è l'inizio L'inizio di di una lunga questa, storia. di una lunga storia che si sviluppa per circa 400 pagine, la storia di Carolina Altieri, che fa un mestiere difficile, ma un mestiere molto bello, quella di entrare in una classe ed essere tra i banchi di scuola a insegnare. Ed è un libro che ci racconta la vita di Carolina, ma ci racconta anche, per certi aspetti, ci dà un effetto nostalgico di quando si era tra i banchi di scuola, Maria Francesca Venturo. Sì, è vero, è una cosa che capita anche a me tuttora, adesso io sono un'insegnante di ruolo, lavoro tanti anni in una scuola montessoriana, ma ogni volta che entro a scuola c'è questo strano, no, gioco di specchi in cui è facilissimo rispecchiarsi negli occhi dei bambini e ricordarsi di
di come si era quando si aveva la loro età, quando si stava seduti su quei piccoli banchi, proprio come loro, anche se un po' le cose ora sono cambiate. Però ci si mette spesso e anche volentieri in discussione, per cui si ripercorre un po' l'infanzia e si capisce un po' di più anche di noi stessi, su perché siamo diventati quelli che siamo ora, così guardando i bambini. E come siamo diventati? E come siamo diventati, Maria Francesca Ventura? Beh, ognuno ha fatto il suo percorso, diciamo che la scuola su di me ha avuto sicuramente un'impronta molto importante, mi ha formata soprattutto gli ultimi anni della scuola che ho frequentato, soprattutto il liceo, ma un po' insomma anche tutti gli insegnanti che ho incontrato nel bene e nel male mi hanno forgiata, mi hanno portata a fare anche determinate scelte nella vita, mi hanno anche fortificata, no? Ponendomi di fronte alle difficoltà. Quindi io credo che ognuno viva la scuola in modo molto, molto personale. C'è da saper cogliere le occasioni nella scuola e non sempre è facile, però l'importante è volersi mettere in gioco. E Carolina si mette in gioco altro che, per esempio, quando proprio nelle prime pagine, quando lei entra in classe e dice: buongiorno bambini, mi chiamo Carolina e oggi staremo insieme. Poi ci sono alcune domande e dice: io mi chiamo Carolina. E c'è una bambina che dice: e anche mia zia, no? Si chiama Carolina, no? E quindi c'è già un modo di stabilire un rapporto che sembra facile stabilire un rapporto, ma non è così facile, perché poco più in là dice: no, a me non piace questa lettura, io che cosa vorresti fare? Vorrei fare per esempio un pigiama party, ecco, c'è anche da sorridere in questo romanzo, ma perché i bambini sono così, perché la loro grammatica, la loro sintassi non coincide con la nostra, e allora l'anello di congiunzione non può che essere l'insegnante, in questo caso Carolina, lei sente il peso. Sì, e diciamo che soprattutto non sempre accetta il peso di questa responsabilità, essendo lei un insegnante supplente, un insegnante precario, quindi il suo lavoro comincia ogni volta da capo, ogni volta che cambia classe. E poi però a un certo punto lei decide di assumersi queste responsabilità anche quando poi la portano a intervenire fuori dalla scuola, perché i bambini non esistono solo a scuola, i rapporti interpersonali anche tra una maestra e un alunno non finiscono quando suona la campanella, quindi lei si rende conto di questo fatto, che forse è quello che più conta quando si lavora nel campo dell'insegnamento. E sì, stabilire rapporti con i bambini è un'esperienza meravigliosa, perché loro, come giustamente dice, hanno una loro grammatica personale, che non è una grammatica mediata da influenze, è una grammatica immediata. Loro usano i mezzi che hanno a disposizione per, no, esprimere i loro desideri, i loro sentimenti, le loro emozioni. E quindi come anche Leonardo, no? Come ecco, come, scusi se interrompo, sì. Come anche Leonardo, mi è venuto in mente Leonardo quando le diceva questo, no? Che a un certo punto lui, se non ricordo male, lui canta e la maestra gli dice: ma cosa canti? Lui dice: no, questo non è una canzone, è un rap. Ecco, anche questo è un modo di sintonizzarsi, è un modo anzitutto ribelle da parte di Leonardo, perché è normale che sia così, no? Puntualizzare. Però subito Carolina ha veramente l'intuizione e si mette sulla stessa lunghezza onda di Leonardo. Esattamente, Leonardo è questo bambino che lei incontra in una classe un po' turbolenta, come ce ne sono tante, chi fa questo lavoro può capire, e pur di non diciamo schierarsi dalla parte della maestra, lui fa questa dichiarazione: questa non è una canzone, è un rap, cioè questa non è una cosa che ti riguarda, questa riguarda solo noi bambini, è un rap. E allora a quel punto, ecco, l'insegnante deve avere tanta fantasia e soprattutto un buon bagaglio anche di idee e di iniziative. Allora lei, come giustamente dice, si sintonizza, e l'unica canzone simile a un rap che lei conosce, no? Una canzone dei Queen, che per i bambini è una grande novità, pensano che sia un gruppo nuovo. Lei gliela fa suonare e lì nasce l'intesa.
fortunatamente. E l'intesa non c'è sempre, ovviamente, per questa maestra no. Tappabuchi, perché Maria Francesca Ventura in questo romanzo, Sperando che il mondo mi chiami, ed è un titolo importante questo, molto importante, sì. Che cosa succede? Succede che Carolina, come tutte le persone, lei vuole realizzarsi nella sua vita personale, vuole realizzarsi anche nella sua vita di lavoro. E però ogni volta lei trova classi diverse e ogni volta tutto quello che ha preparato lo deve ricominciare. Ogni volta, buongiorno ragazzi, mi chiamo Carolina, sono qui per lavorare con voi. Ogni giorno, ogni volta è una stessa presentazione, ma i ragazzi sono diversi, come quella volta che dice: ma allora vorrei capire come, ditemi come vi chiamate, ognuno si presenta. E poi c'è un ragazzino che dice, un bambino che dice: Christopher, mi chiamo Chris. E poi arriva un altro, mi chiamo Francesco, sono della Roma, sia chiaro da subito. Ecco, queste cose qua sono veramente molto belle, perché non sono romanzate queste cose, sono prese dalla realtà. Sì, in effetti, insomma, la mia realtà mi ha dato molti, molti spunti per poter raccontare il mondo della scuola, che ho visto da lì dentro. E i bambini veramente si offrono in modo talmente spontaneo che poi crearne dei personaggi è un esperimento piuttosto semplice e anche molto piacevole. Quando poi ci si ricorda di tutte le cose che sono accadute, si sorride spesso e volentieri. Sicuramente sì. C'è anche un po' di autobiografia in questo romanzo. Anche autobiografia quando la mamma sforna la torta di mele, Maria Francesca Ventura? Beh sì, la mamma fa la torta di mele, però quella che fa più torte in casa, devo dire che sono io, sono piuttosto appassionata di torte. Quindi diciamo, nella mamma c'è un po' di tutto, dai miei desideri, le mie passioni, a quello che è veramente la mamma. E qual è la torta preferita, quella che viene meglio a Maria Francesca? Beh, la torta di mele, sì, la torta di mele piace molto. E quindi anche con la cucina c'è un rapporto come se fosse a scuola? Beh, diciamo che sì, la cucina rientra molto anche nella scuola, anche quella è un'occasione di apprendimento. La cucina entra anche nel romanzo, anche se non come sì. Cucina, come prodotto, no? Proprio come luogo. Sì, sì, esattamente. Carolina Altieri infatti ha una nonna con la quale cucina sempre gli stessi piatti, ma che ogni volta hanno un sapore che sa un po' di storia, di ricordi. Questa nonna è un personaggio, secondo me, bellissimo, al quale sono molto affezionata. Si chiama Nonna Fortunata, è stata maestra anche lei, però in un'epoca diversa, e coccola Carolina appunto con i suoi piatti antichi ma semplici, dei quali non vuole mai alterare il sapore, perché questo sapore, ecco, quello della salsa fatta con i pomodori e l'alloro, quello delle polpette che lei fa da 100 anni, sempre uguali, diciamo così. Questo sapore rievoca sempre il ricordo di cose buone, di cose che la ritemprano. Quindi ecco, è vero che la cucina c'entra anche con questo romanzo. Maria Francesca Ventura, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto leggendo tantissime cose. È un libro che ho sentito l'urgenza di leggere, è sicuramente La frontiera di Alessandro Lograndi. E poi, ovviamente, insomma, è un libro che mi sta facendo pensare molto, soprattutto alla realtà che viviamo oggi, e soprattutto anche, no, lavorando in una scuola in cui di frontiere ce ne sono tante e ci sono anche sempre tanti muri da abbattere. E poi sto leggendo un libro interessante di Valentina D'Urbano, una giovane scrittrice, e Chiara Gamberale. Chiara Gamberale è uscita proprio pochi giorni fa con una nuova scrittura. Però prima di chiudere questa conversazione, ho aperto il libro e ho visto una sottolineatura. Io vorrei far conoscere Marta ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori, Maria Francesca. Ah, Marta. Marta è un personaggio che arriva verso la fine del romanzo. Ma quanto è bello questo personaggio! È un personaggio che è arrivato, sono uno degli ultimi personaggi che è arrivato, ed è una giovanissima studentessa
piena di aspettative, molto più giovane di Carolina, forse si tratta anche un po' di un passaggio di testimone, che si innamora del migliore amico di Carolina, che è Federico. Però non svegliamo di più perché sta proprio verso la fine. Certo, no, volevo semplicemente tratteggiare brevemente questa figura di Marta, che se non ricordo male, io sono rimasto impresso dall'armadio di Marta, vero? L'armadio è un armadio molto particolare, lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori di questo romanzo, Sperando che il mondo mi chiami, questo titolo veramente molto molto bello, molto aperto, scritto da Maria Francesca Venturo, che ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora Maria Francesca. Grazie a lei, buona giornata, grazie ancora.